Oh, ma salve appassionati di tecnologia, non vi è nessun dubbio che su questo canale vi portiamo i migliori prodotti per la tecnologia, per la domotica, soprattutto per quel che riguarda l'arredamento domotico del vostro appartamento e prodotti che noi proviamo in prima persona e li portiamo poi qui sul canale. Ma per continuare a farlo dobbiamo chiedervi un piccolo supporto, ossia quello di iscrivervi, di lasciare un mi piace, di attivare la campanellina in maniera da supportarci in questo modo. A voi non costa nulla, però per noi è importante così da poter continuare a fare questo lavoro che spero vi piaccia. Intanto oggi siamo felicissimi di portare sul canale i prodotti Wibi, prodotti di un fornitore italiano. E questo significa che oltre ad avere tutta la documentazione italiana con tanto di libretto di istruzioni smart italiano, abbiamo soprattutto l'assistenza italiana. Allora noi ringraziamo Wibi, rivenditore ufficiale con sede a Roma, per averci inviato questi prodotti. Benissimo, cominciamo a parlare di questo interruttore intelligente. Guardate che belle le finiture, in particolare funziona con un voltaggio da 100 a 240 volt con una frequenza tra i 50 e i 60 Hz. La modalità di funzionamento è quella del Wi-Fi e lo si vede anche qui grazie a questo simboletto che troviamo, che appunto ci sta a indicare la presenza del Wi-Fi. Funziona con il sistema operativo sia Android che iOS, ovviamente da un livello di potenza di circa dai 3 ai 600 watt, mentre quando è in standby diciamo che ha un consumo di circa 0,7 watt. Questo interruttore è premibile fino a 1000 volte, quindi questo è uno a tre vie ed è fatto con dei materiali veramente molto belli e quindi che si presenta veramente bene all'interno di un appartamento che vuole essere allo stesso tempo domotico, ma anche bello da vedere dal punto di vista estetico, appunto. Il logo qui, Wibi, è una delle cose che, come già vi ho detto, ci fa molto molto felici, è che è un fornitore italiano. Il wireless si collega al 2,4 GHz della vostra connessione Wi-Fi ed è ovviamente anche qui comandabile con Google Assistant. Tutto quello che bisogna fare in maniera molto semplice per configurarlo è tenere premuto uno dei pulsanti fino a quando il LED non comincia a lampeggiare, connetterlo all'app e subito dopo sarà pronto all'uso. Tra le tante cose che troviamo all'interno della confezione, una delle cose che subito spicca è che è compatibilissimo con l'app Tuya, quindi se avete già dei dispositivi, se non l'avete fatto, andatevi a vedere i video che ha pubblicato Vincenzo a proposito di altri prodotti Tuya. Troviamo all'interno della confezione un manuale di installazione. Che ovviamente, essendo rimarcato da un produttore italiano e in particolare qui vediamo via Carlo Botta di Roma, Wibi SRL, troviamo tutto in italiano. L'altro prodotto di cui voglio parlarvi quest'oggi è questo bellissimo localizzatore per oggetti smarriti. Nello specifico, questa funziona con una batteria a bottone di quelle da CR 2032 con un funzionamento appunto di 3 volt ed è capace di comunicare con diciamo il Bluetooth a basso consumo di energia. Le dimensioni sono molte molto contenute, sono praticamente quasi 4 cm per 4 cm e con uno spessore di quasi 10 mm. Ecco qui. All'interno della confezione, quindi questa dotazione abbastanza ricca ma semplice, troviamo anche la batteria, oltre a questi accessori che vedete qui presenti, e il manuale Wibi, localizzatore per oggetti smarriti con il suo manuale d'uso. Quindi oltre poi a poter funzionare anche questo con l'app di Tuya, potete scaricare
l'app Smart Life, così come indicata da questo codice QR. L'altro prodotto che ci propone Weebly è questo telecomando a infrarossi. Qui troviamo il suo ingresso per l'alimentazione e da una parte la classica USB, dall'altra parte abbiamo una micro USB. Questo che cosa ci permette di fare? Ci permette di comandare tutti quanti quei dispositivi che sono ad infrarossi. Per esempio, se avete un vecchio televisore e volete accenderlo e spegnerlo attraverso il wifi, quindi utilizzando l'infrarossi, oppure se volete comandare un climatizzatore o qualsiasi appunto dispositivo dotato di infrarossi, potete farlo attraverso questo telecomando. E anche qui, rispetto a un Broadlink, è sicuramente molto più piccolo e quindi poi l'app proprietaria che vi permette di utilizzarlo su tantissimi dispositivi. Questo lo trovo esteticamente molto più carino, che va a matchare ovviamente come si deve con tutti quanti già i prodotti che state vedendo in questo momento. Non troviamo all'interno di questa confezione un alimentatore, ma si alimenta con un semplice alimentatore da 5 volt con uscita di 1 ampere. La comodità di questo accessorio, ovviamente, che sempre tramite l'applicazione possiamo comandarlo attraverso il controllo vocale di Alexa, ha un'identificazione automatica di tutti quanti i modelli, di tutti gli elettrodomestici, o meglio della stragrande maggioranza degli elettrodomestici presenti sul mercato, e poi soprattutto ha una funzione di apprendimento fai da te intelligente. Tra l'altro potete comandarlo da remoto semplicemente appunto configurandolo tramite l'applicazione. Molto bella da un punto di vista estetico, quindi va a incastrarsi perfettamente con le sue finiture bianche, senza troppi fronzoli, senza troppe scritte, si va a mascherare perfettamente in una casa che vuole apparire ad un certo livello. In particolare con questo potete alimentare un qualsiasi prodotto, che sia appunto ricaricare il cellulare oppure ricaricare, che ne so, una piastra, una riccia capelli, una caffettiera o elettrica o quello che insomma ritenete, anche perché grazie a questa smart presa potete comandare sempre attraverso, dopo averla diciamo inserita nell'app Smart Life o nell'app di Tuya, potete controllare vocalmente l'accensione e lo spegnimento, avete un totale controllo dell'app tramite l'applicazione, o semplicemente potete poi farlo utilizzando questo tasto presente qui, o se preferite anche controllare il monitoraggio energetico, oltre che programmarla per l'orario di funzionamento, quindi decidere un po' la fascia oraria, magari si deve accendere alle 8 piuttosto che alle 9 e così via. L'altra cosa che ci è piaciuta moltissimo di questa presa è la linea, perché poi qui oltre a portare una 16 ampere ha anche già un asciugo e diventa anche un adattatore, magari se avete una presa di quelle là piccoline. Ultimo ma non per importanza è questa smart wifi camera, che appunto troviamo all'interno una ricca dotazione, perché non è ormai da tutti inserire poi, oltre a un posizionatore al muro, quindi che abbiamo una dima e le viti per il fissaggio, troviamo al suo interno anche l'alimentatore e il relativo cavo di alimentazione con un ingresso anche qui micro USB. Tra le caratteristiche principali di questa smart wifi indoor camera, indoor perché ricordiamo che è soltanto per gli interni, abbiamo la possibilità di registrare video full HD in streaming, un angolo ampio di visione e soprattutto il tracking automatico intelligente. Anche questa funziona sui 2,4 GHz, quindi non andrà sul 5G, magari può capitare alcune volte che ci siano problemi con le configurazioni, vi basta spegnere in quel caso un piccolo trucchetto il 5G per avere direttamente il 2,4 e non avete problemi. Supporta un'archiviazione con la micro SD che trovate qui sotto fino a 128 giga ed ha un supporto audio bidirezionale.
Quindi supporta registrazioni fino a 7 giorni per 24 ore al giorno, così di non perdere mai nessun momento. Anche questa qui c'è l'app gratuita che la potete scaricare sia per iOS che per Android. L'archiviazione è quella lì di Tuya, quindi la registrazione rilevata durante il movimento la potete ritrovare sull'app. E infine l'alimentazione appunto è quella che avete già visto qui in dotazione, con tanto di cavi e viti che ci vengono forniti, comprese questa chiavettina per il reset della videocamera. Quindi se volete fissarla a muro c'è anche questo tappino qui, che in realtà fa anche un po' da dima, su cui poi va a posizionarsi in questo modo. Bene, dai prodotti Wibi a tutti, io vi ringrazio per aver guardato questo video, come sempre vi do appuntamento alla prossima. Maggiori informazioni li trovate su www.vincenzocaputo.it e non perdetevi il nostro canale Telegram con tutte quante le offerte che pubblichiamo, ma solo nel tempo libero, quindi state registrati.